Ecco il mandato che volevi. Ma non hai molto tempo a disposizione per beccarti la taglia. Proprio lui. Thank you.
Bel colpo. Avete vinto. Ora tra noi due. Un colpo per chi paga, eh? Il cavallo me l'avete già vinto. Non mi rimane che questo. Un momento. Ho da farvi ancora una proposta. Guardate un po' qui. $20,000. Bella somma, ma solo sulla carta. L'ho cercato dovunque, quel bastardo. Ma ormai non c'è quasi più tempo. Maledetto. I mandati hanno solo la validità di 5 anni. Bueno, sarà un portafortuna. Basta per un ultimo colpo? Ci state o no? Ci sto. Chiamate lo sceriffo. No, non è necessario. Vero, Bill? Certo. È stato tutto un trucco. Guardate. Ma i colpi di pistola erano veri. Piazza, siete invitati tutti al nostro spettacolo. È il più grande spettacolo del mondo. Ma sì, vi voglio vedere tutti. Tutti quanti stasera. Andiamo. Venite. 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 Venite
Andiamo, coraggio! Vi insegneremo a conquistare le ragazze a colpi di pistola! Andiamo! Sì, lui con la sua pancia le tiene lontano! Vi aspettiamo stasera! Rivincita. Domani. Vedo. Con accompagnamento di gol! Attenzione, prego. Ascoltate. Ho da dirvi qualcosa. Ho qui un mandato per l'arresto di quest'uomo. Il suo nome è John Coller. C'è una taglia sopra di lui.
Ma che John Collar? È Bill! No, è John Collar. E ogni altro nome è falso. John Collar, questo mandato mi dà il pieno diritto di arrestarti. Seguimi ora. È secondo la legge. E così io mi metto in tasca $20,000. Vai a Darland e aspettami! Ehi, sentite! Oh, sporco ladro! La prossima avrà un po' di polvere da sparo dietro. Volevi arrestare Collar in mezzo al pubblico. Così nessuno avrebbe potuto togliertelo. Non è vero? Certo. Il mandato di cattura gliene dava la possibilità. Secondo la legge, chiunque può farsi dare da un giudice un mandato e beccarsi la taglia. Ma non voleva solo la taglia. Cercava ben altro. Volevi portar via John Collar vivo. Nel caso di John Collar, la taglia richiedeva di portarlo vivo. Dopo 5 anni esatti, la taglia viene a scadere.
E i 5 anni sono quasi passati. Che significa? Significa che se uno riesce a stare nascosto durante tutti i 5 anni prescritti, nessuno dopo può fargli niente. Solo la giustizia può beccarlo. Gli altri no. Bravo. Era i 5 anni che speravi di arrivare, signor John Coler. Non hai calcolato che il tuo complice, l'unico che ti conosceva, sarebbe uscito di prigione un po' prima di 5 anni. No! Povere bestioline. Hanno sempre una gran sete. A loro piace il tuo sangue. E a noi piace loro. Dove l'hai nascosto? Lo volete capire? Io non sono John Connor. Quello lì non lo conosco. Lasciatemi andare. State perdendo il vostro tempo. Che Clint si sia sbagliato. Ma quello... non vede John Connor da 5 anni. Si ricorda la sua faccia com'era allora, capite? È così. Mi ha scambiato per lui. John ed io ci somigliamo. Siamo fratelli. È vero. John Connor aveva un fratello minore. Sono io. Mio fratello John ha un tatuaggio sul braccio, dillo tu! Sì. E allora venite a vedere se c'è! Sanguato, devi dirci dove si trova John. Se tu sei suo fratello, devi saperlo. Credo proprio che ce lo dirai. Parla, bastardo, dov'è tuo fratello? Forza, ombre! Sputa fuori! Parla o ti ammazzo, cane! Harland. Harland.
Sai dove si trovi questo Harland? È un paese di cercatori d'oro, nascosto al di là del passo dei Desperados. Un posto ideale per non farsi trovare. Non importa dove, John. Ce l'ho io l'oro. Ce l'ho io l'oro. Andiamolo a prendere. Resta qui, Sancho. Sorveglialo. Può servirci. Tu vieni. Slegateli! Allora, ladro, dove hai messo il mandato? Non lo so. L'ho perduto. I nostri carri a Gladstone. Vamos! Maledetti, se ne sono andati. Me la pagherai. Ha, vai! Prendetelo vivo!
Da quella parte non c'è nessuno! Mi è sfuggito, bastardi! Non si riesce a trovare! Dietro quelle rocce, laggiù! Idioti! Cercate ancora! Cercate ancora! Dov'è il padrone? Ehi, padrone! Ehi, quando si parte? Se avete fretta potete andarci da solo. Ma ho il dovere di avvisarvi che nessuno che si è inoltrato da solo nel passo dei Desperados è arrivato dall'altra parte. Perciò diamo una scorta. E dov'è la scorta? Ho mandato a svegliarla. Cody! Ci sei riuscito? Ora viene. Ehi, lassù, c'è la scorta? Io ho fretta. Vuoi fare più presto? A partire c'è sempre tempo. Io non ne ho e tu devi muoverti. Non ti agitare.
Andiamo, la scorta sta arrivando. Ladro molto pericoloso in giro. Davvero? Sicuro, mi ha rubato anche il cappello nuovo. Mi piacerebbe sapere che tipo era. Sì, sono riuscito a vederlo. Alto, occhi azzurri, magro. Ed era solo? Credo di sì. Mi ha aggredito a tradimento. Thank you.
È questa la strada per Harland? Sì, è questa la strada che porta a Harland, ma è inutile andarci. Harland è un paese deserto ormai. Siamo noi gli abitanti di Harland. Non c'è più rimasto nessuno ad Harland. Nessuno. Il filone dell'oro è esaurito. Ce ne andiamo a Palisad. Sì. Fai scendere subito tutto. Ti svelto. Buttate le pistole. Scendete! Mani in alto, cani!
Vamos! Se vi interessa quel biliardo, lo vendo. Lo porterò via domani, ci vuole tempo a smontarlo. Perché tornate indietro? Oh, scusate, vi avevo preso per il signor Blackie, uno che vive ad Arland. Vi somiglia tanto. Ah, già, ma quello porta gli occhiali. Scusate. Ah, salute! Buon viaggio! Signor Blackie, ecco i cavalli. Grazie, vi ho aspettato perché devo partire anch'io. Voi quando partite? Non vorrete restare in paese, se ne vanno tutti. Ve ne andate anche voi, vero? Ah, certo. Auguri, signor Blackie. Thank you.
mandato i miei nipoti. Non ce la faccio a camminare. Mi devi portare in braccio. Io peso poco, ma ce l'hai il carretto. John. John Collar. Finalmente. Clint. Portatemi via di qui. Non voglio essere lasciata sola. Morirò. 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 Come mi hai trovato? Tuo fratello Bill me l'ha detto. Metà dell'oro è mia secondo i patti. Ma tu te ne eri dimenticato. E allora sono venuto io a prendermelo. Tutto quanto. Di, John, dove l'hai messo? È inutile. Sei nelle mie mani. Voglio l'oro. Prendiamo i cavalli. Lascialo. Chi sei? Dove sei? Dove ti nascondi? Bastardo! Vieni fuori! Eccomi! No, lasciami parlare! Ho capito, tu sei un cacciatore di taglie, come l'altro! Ma io posso darti molto più della taglia. Molto, molto di più. Posso farti ricco. Sei Bill. Bill. Hai vissuto qui? Sempre qui. T'avevo detto che mi sarei nascosto ad Arlan. E che un giorno ti avrei cercato io. E ti dissi anche che non saresti mai dovuto venire qui. Per nessun motivo, nessuno. A Clint avrei pensato io. A Clint sì. Ma non c'era solo lui. Che vuoi dire? Ci sono anche i messicani. Maledizione. Comprai un cavallo da un messicano. Mi hanno scambiato per te. Si è sbagliato anche Clint.
Mi vai somigliando sempre di più. Non ci tengo. Non preoccuparti, sono i miei amici. Gliel'ho detto io di venire ad Arland. Molto bene, partiremo insieme con loro. Ma rimanete con noi. La compagnia mi piace. Non avete nessuno da pelare in questa città. Chi lo sa? Thank you.
Ce l'ho fatta. Ti pago domani. No, non domani. Ora. Ma non ho un soldo in tasca. Ti dimentichi di qualcosa. Pensaci bene. Davvero, non ho niente. E dov'è il mandato per la cattura di John Collar? Cosa? Guarda bene nel tuo stivale. Prendilo! Prendilo! Sono tutti in trappola. John, tu lo sai che se restituisci l'oro puoi salvarti. A volte ci ho pensato. Certo, sarei libero. Ma a che serve la libertà senza denaro? Ho vissuto con l'oro a portata di mano, con il terrore dei cacciatori d'Italia, ma ora è finita. Siamo ricchi, Bill. Molto ricchi. Possiamo andare in uno stato dove non c'è l'estradizione. Non avere scrupoli, dar retta a me. Senza quell'oro l'America non diventa povera. Avverto i tuoi amici. Oh,
sei tu, John Collar. Di potermi resistere. Ti spezzerò! Ah! Tu parlerai. Finora ho avuto anche troppa pazienza e tu non sai che cosa sono capace di inventare per non lasciarmi sfuggire loro dalle mani! Thank you.
Il carro è pronto. E adesso andiamo a restituire l'oro. Povera Carol, non c'è più niente da fare per lei. John! John! Teniamoci l'oro! Non è roba tua! Fermati! John riuscirà a scappare! Divideremo l'oro con lui! So io quello che bisogna fare con l'oro! Ascoltami, Bill! Questa è l'occasione della nostra vita! È il destino che ce l'ha portata! Tu sei un ladro! Scappavi da solo! Sarei tornato a prenderti! Volevo mettere in salvo l'oro! Non siamo più amici! Sei un traditore! Uno sporco ladro! Vigliacco! Vigliacco! Bill! Bill! Te ne pentirai! Ascoltami! Bill! Dite pure, di che si tratta? Mio fratello John ha deciso di restituire l'oro rubato. Molto bene. Dove si trova? Fuori, nel carro. Il capitano Donovan col prigioniero. Ora che mio fratello ha restituito l'oro, può contare... Sulla clemenza? Già. Capitano Donovan, la vostra supposizione si è rivelata esatta. Il prigioniero ha restituito l'oro. Avete assolto al vostro compito. Il capitano Donovan è uno dei nostri migliori uomini. È anche un ottimo giocatore di biliardo. E pensare che t'ho buttato giù dal carro pieno d'oro. E ci guadagnate soltanto 20.000 dollari. Grazie, Bill. Ci rivedremo presto, appena sistemato tutto.
Ecco i cavalli. Sono vostri. Daglieli. Grazie. Ha! Andiamo! E perché no? Vieni con me! Sali! Ma quanto si guadagna, eh? Niente! Ha ha ha!